Cilento TV. Solo il percorso che fa incrociare diritti e doveri porta a paesi moderni, liberi, degni di una grande storia come quella italiana, degni di una grande democrazia e degni anche del sacrificio di quei nostri militari martiri per la patria e per la pace nelle nostre missioni internazionali in tanti paesi. Abbiamo riassunto le motivazioni su questa pergamena, però volevo aggiungere qualche cosa. Noi abbiamo deciso ad unanimità di chiamare l'onorevole Garofani perché ha dedicato la sua vita alle istituzioni, alla politica, alla buona politica. Diceva Paolo VI, la politica è la più alta forma di carità cristiana. E l'onorevole Garofani con estrema umiltà ha incarnato questo che diceva Paolo VI, quindi davvero grazie. Grazie Presidente Garofani. E leggo quello che abbiamo scritto qui nella pergamena. Premio Nassiriya per la pace all'onorevole Francesco Saverio Garofani, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Svolge il proprio lavoro con competenza, serietà e profonda umanità nella difficile opera quotidiana che è la creazione della storia della propria collettività. Grazie, sono davvero onorato e direi anche commosso perché le parole che hai voluto usare sono molto importanti e molto impegnative, dette da uno straordinario pontefice che ho avuto anche il privilegio di conoscere quando ero bambino elementare, perché ho ricevuto l'udienza da Paolo VI, insomma, monumento del cattolicesimo italiano. Spero di essere, diciamo, all'altezza di questo premio che voglio, come ho già detto e lo ripeto brevemente, dedicare a tutte le donne, a tutti gli uomini in divisa per il lavoro che fanno, quelli che non ci sono più, che hanno speso la loro vita, quelli che nel segno di quella memoria continuano quotidianamente a fare il loro lavoro e lo fanno bene, benissimo, e con quel lavoro onorano l'immagine di tutti noi, della comunità che rappresentiamo e dell'Italia nel mondo.